che stiamo aspettando, cercando di capire cosa ci aspetta nelle prossime settimane. Domani sul tavolo del governo una prima bozza del nuovo DPCM, governo Draghi, le misure che saranno in vigore fino al 6 aprile, quindi fino a dopo Pasqua. Cerchiamo di capire allora qual è l'orientamento, c'è anche una grossa discussione politica in queste ore su queste misure. Cosa ci aspetta? Alessandro D'Alessandro. Mentre procede nel paese la campagna di vaccinazione, sale la preoccupazione tra gli esperti per l'aumento dei contagi e la circolazione delle varianti del virus. 5 regioni hanno le terapie intensive sopra la soglia critica. Il Molise ha chiesto l'intervento dell'esercito perché sono finiti i posti letto. A Brescia ieri i casi sono quasi raddoppiati in un giorno. L'orientamento del governo è di seguire la linea della massima cautela e rigore. Il nuovo decreto scadrà il 6 aprile, includendo così anche i giorni di Pasqua. Le limitazioni agli spostamenti tra regioni restano fissate al 27 marzo, ma è molto probabile una proroga. È possibile raggiungere le seconde case, anche se fuori regione in zona rossa, ma non più di un nucleo familiare alla volta, salvo normative diverse in alcune regioni. Resta consentito andare a trovare parenti e amici nelle zone gialle e arancioni, ma non rosse, una volta al giorno, massimo 2 persone, più minori sotto i 14 anni. Nelle zone rosse solo didattica a distanza e in quelle arancioni e gialle in presenza tra il 50 e il 75% per gli alunni delle scuole superiori. Sport solo all'aperto, piscine e palestre chiuse, cinema e teatri. Si lavora per riaprire le sale entro la fine di marzo. L'ipotesi è quella di una capienza di un terzo delle sale, mentre si lavora anche per riaprire le mostre nei weekend. Per ora i ristoranti devono chiudere alle 18. In zona arancione e rossa è consentito solo l'asporto e la consegna a domicilio. Negozi tutti aperti in zona arancione e gialla, mentre solo quelli che vendono prodotti essenziali in zona rossa, chiusi ancora ovunque nei weekend i centri commerciali. Buonasera professor Bassetti, prima di venire da lei vado da Luca Forlani che si trova in provincia di Brescia, dove il contagio fa paura, raddoppiati i casi nelle ultime 24 ore. Luca, da te. È così Alberto, io sono al confine tra la provincia di Bergamo e quella di Brescia. Questo è Sarnico, uno degli 8 comuni della Bergamasca in zona arancione rafforzata, così come tutta la provincia di Brescia che inizia qui a pochissimi metri. È una situazione molto difficile, ospedali, terapie intensive, pronto soccorso sotto pressione e il timore è che la situazione possa diventare ingestibile, si possa rivivere il dramma di un anno fa. Si inizierà proprio da qui alla creazione, siamo sul lago d'Iseo, di un cordone sanitario attraverso la vaccinazione degli over 60. Bertolaso ha detto che si ricorrerà alle dosi e alle scorte presenti in regione, perché si deve creare un cordone sanitario, cercare appunto di evitare che il contagio, che ormai sembra inarrestabile, causato soprattutto dalla variante inglese, possa davvero diventare una situazione ingestibile. Grazie Luca Forlani. Professor Bassetti, cosa sta accadendo in quella parte d'Italia? Siamo alla situazione di un anno fa, com'è possibile? Si sta assistendo a un focolaio, probabilmente legato anche alla circolazione importante della variante inglese. Io credo che l'intervento che si sta facendo oggi, a differenza di quello che si è fatto un anno fa, grazie ai vaccini, sia quello che andrebbe fatto ogni volta che in qualche modo i contagi sembrano scappare. Chiudere l'ambiente in cui c'è la circolazione di queste varianti, con queste zone rosse o addirittura zone Bordeaux, e vaccinare tutta la popolazione. Credo che oggi, rispetto a quello che abbiamo visto nella seconda ondata, stiamo vedendo una terza ondata molto più varia, con piccoli cluster, mentre nella seconda ondata avevamo visto una situazione molto più simile su tutto il territorio nazionale. Allora, lei parla di vaccini. È a San Marino, non è Unione Europea, ma è nel nostro territorio, sono arrivate le dosi del vaccino Sputnik, quel vaccino russo che non è stato certificato ancora dall'Europa e che però evidentemente, dicono gli studi, è efficace sopra il 90%. In diretta c'è Max Franceschelli, raccontaci queste ore a San Marino. Sì Alberto, è arrivato 2 giorni fa questo vaccino Sputnik atteso dalla Russia, le prime 7500 dosi. Consideriamo che questa Repubblica di San Marino conta poco più di 33.000 abitanti, quindi 7500 dosi già coprono buona parte della popolazione. La parte più delicata si è conclusa proprio poco fa, la prima tornata di vaccinazioni, soltanto 25, una piccola prova, si proseguirà lunedì. Sono state vaccinate persone del reparto Covid, dell'ospedale di Stato, del pronto soccorso, tutto è andato secondo i programmi. Poi si passerà, dopo i sanitari, si passerà agli over 75, ma c'è un clima di grande fiducia in questa piccola repubblica.
Grazie Max Franceschelli. Professor Bassetti, ha visto che in arrivo, lo saprà, un nuovo DPCM, si parla di una Pasqua con le stesse misure, più o meno, del Natale. Lei che cosa ne pensa? Ma guardi, io penso che noi dobbiamo avere tanta cautela nelle prossime settimane, lo abbiamo già detto tante volte, però non dobbiamo commettere l'errore che abbiamo già commesso. Non possiamo colorare l'Italia tutta dello stesso colore, bisogna agire in quelle zone dove le cose non vanno in maniera molto più aggressiva. E lì si devono fare dei profondi controlli, si deve portare avanti la vaccinazione. Non commettiamo l'errore di Natale che abbiamo colorato l'Italia tutta di rosso e poi nessuno l'ha rispettato. È molto meglio intervenire chirurgicamente, localmente, perché anche è più facile, secondo me, far capire alle persone certe misure, perché le fai evidentemente per il loro bene e soprattutto lo si fa per controllare un focolaio che è di fronte ai loro occhi. È passato un anno, lei lì nel suo ospedale darà vita a un'iniziativa molto importante, ci vuole raccontare? Sì, devo dire, una bellissima iniziativa. Sergio Castellitto sabato verrà a Genova e ci omaggerà della sua presenza e leggerà alcuni passi del libro Una lezione da non dimenticare, che ho scritto insieme a Martina Maltagliati, con gli archi che proverranno dal teatro Carlo Felice di Genova, e sarà una cosa toccante, credo, perché commemoreremo le vittime e nello stesso tempo ringrazieremo i sanitari che hanno lavorato incessantemente in questo anno. Si farà al tramonto e credo e spero che sarà una iniziativa molto bella. Ovviamente la sarà seguiremo. Trasmessa e non si potrà partecipare per via delle norme Covid. Però la seguiremo. Grazie professor Bassetti.